Vedi che noi eravamo qui 20 anni fa quando hanno tirato la bomba sulla piazza della Capija. Oni su bili ovdje pre 20 godina kad su bacili bombu na Kapiju. E quindi ci furono 70 vittime del nazionalismo. Oggi vediamo qui scritto smrt na nazionalismo. E tada je bilo 80 žrtvi sa strane nacionalizma, zbog nacionalizma, a danas vidimo tu natpis smrt nacionalizmu. Vuol dire che la gente si sta svegliando? Možda da što su se ljudi probudili. Moram vam reći ono što se desilo prije 20 godina, znači ubistvo duha grada. Ubili su nam duh. Probudili smo se napokon. Ali ipak ovo nije završena borba. Borba za pravdu. Borba za 20 godina čekamo na krivca. Imamo krivce, ali nisu žrtve. Žrtve su još uvijek obespravljene. Krivac je na slobodi. Ovo je kraj takve Bosne i Hercegovine, gdje neko koji je ubio 71 građana, ranio preko 200, a u stvari ubio dug grada, nije odgovarao, čak i oslobođen. Mi smo narod koji je dosta. Mi hoćemo da živimo život dostojno čovjeka. Ovo je dosta što smo živjeli jedna vrsta fašizma, a nisu nas uspjeli ubiti sve. A lepokano učižilo spiritu koje ste čitali, hvata da revente da vam učila kapitano učižilo proprio spirito della città perché noi qua vivevamo in Sardegna e al momento, ancora al giorno oggi, i responsabili sono liberi di camminare con noi e non è successo nulla. Praticamente all'epoca quello che è successo che ci hanno ammazzato lo spirito, per questo anche oggi siamo qua, ma di nazionalismo oggi non ce n'è. Ma la domanda è se in qualche modo la gente ha capito che il nazionalismo è gli udi sono razumeli da je nacionalizam kriv za sve što ono što se dešava danas. Mi u prošlom vremenu u bivšoj Jugoslaviji nismo znali šta je nacionalizam. Mi smo bili jedan narod koji je rastao, znači mi smo ipak u onih 20 godina posle onog drugog svjetskog rata jedva živjeli, mi smo gradili, mi smo džaba radili. Onda posle tih 70. krenuli smo u razvoj. I tamo na vrhu kada je moja država, znači Bosna i Hercegovina, kada je dobila priznanje i sve, i kada smo imali 1.600.000 suficita, znači od prilike postali smo mala Švajcarska, došlo je do, oni su nasilno uveli taj nacionalizam, znači. Ja govorim da sve prevare počinju od izbora. I ti prvi izbori su bili namješteni. All'epoca della Jugoslavia noi non sapevamo cosa fosse il nazionalismo, era uno Stato che lavorava, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale noi lavoravamo, per 20 anni abbiamo costruito questo paese, abbiamo costruito, eravamo una specie di una Svizzera, una piccola Svizzera e noi anche dopo volevamo lavorare avanti e questo non ci è stato permesso. Oh, è poco. Lui personalmente, lui perché ha deciso di unirsi alla protesta? Da sua storia. Vi, zašto ste danas ovdje? Zašto protestirate? Tačno vi. Trenutno mi protestiramo da sva vlast u Bosni i Hercegovini što prije potpiše odluke koje vraćaju bosansko-hercegovačkog čovjeka u normalan život. To trenutno tražimo od federalne vlasti da bi završili proces koji vodi znači ljudskim pravima osnovnim, da smo svi isto, to je građanski ustav, a onda ja mislim da i Republika Srpska koju mi ne diramo, ipak velike sile su odlučile da mi živimo u tom miru, treba da odluči da li želi da živi po tim nekakvim liderima ili želi da narod odluči šta im treba. Io protesto qui un po' come tutti gli altri che sono oggi qui presenti, che erano presenti negli scorsi giorni, soprattutto perché cerchiamo dal governo che prenda delle azioni, che prenda delle riforme che non sono state prese da quando ci sono praticamente le grandi potenze ci hanno dato la possibilità di svilupparci. E per questo vogliamo che il governo diventi serio e che prenda queste decisioni, il Parlamento e così avanti, e soprattutto che la Repubblica Srpska decida se vuole lavorare con noi, con il nostro governo, con il tripartito che c'è al potere adesso, oppure no. Dejtonski sporazum su potpisali zločinci, neki su umrli. Ako takav sporazum treba da nama bude budućnost, mi želimo malo da se uredi i to je razlog i mi smo izašli da pravimo Bosnu i Hercegovinu. Po volji svakog njenog građanina, mi želimo da stane korupcija i kriminal, ovo je način. Mi nismo želili paljevine, ali spontano se desilo i mi idemo dalje. Ali nije moglo drugačije. Je stato firmato da kriminaliti guerra e noi oggi qua siamo
perché vogliamo risolvere la questione che esiste ormai da 10 anni, anche più, e vogliamo protestare pacificamente. Purtroppo è successo che hanno applicato l'incendio e che gli scontri sono sfociati in aggressione. Come mai è bruciato il palazzo? Zašto su bacili molotovke, zašto su zapalili ovu zgradu? Zato što nisu imali drugog rješenja. Zato što su počeli prvi dan da primenuju fašizam na djecom, ženama. Svi su vidjeli slike udaranja djeci, tjeranja. Drugi dan kad smo došli ovdje, opet su malo pokazali fašizma i narod je pokazao da se više ne boji. Narod se ne boji vlasti u Bosni i Hercegovini. Narod želi istragu. Perché la politica voleva usare un po' di forza, di fascismo, diciamo, e hanno visto come picchiavano bambini, come si scagliavano contro i bambini, e dopo la gente sono saltati i nervi, e per questo è successo quello che è successo, e per questo hanno anche associato un'aggressione e hanno piccato il fuoco. Istraga će donijeti istinu, a kad dođe istina, neka Evropa i svijet vidi da li žele ove ljude ili nas, koji donosimo istinu, koji nosimo znanje, a imamo hrabrost da se suprotstavimo ovim fašistima. Alla fine la verità salterà fuori, la polizia troverà quello che è successo e sarà questione europea se credere ai nostri politici o credere al popolo. Però e questa è stata una reazione spontanea, perché i giornali parlano anche di hooligans, no? Questo vijesti pričaju o huliganima. Pa ja sam huligan koji ruši vlas. Ja sam ta, evo piše, original 5-2. Je li ovo huligan? Pa ja volim svoj fudbalski klub. Ako sam pozvao ljude koji vole nešto što je u drugoj ligi, mi smo sad ušli u prvu ligu. Čitava Bosna i Hercegovina je bila korumpirana u ratu. Znači, ratno profiterstvo je amnestirano. Poslije rata su oteli od radnika njihove papire. Znači, u ratu se pretvorili društveno u državno. Kako možeš društveno u državno kad smo podijeljeni na 3 strane? Anche io sono un hooligan. Tifo per questa squadra, e cosa vuol dire? Io come hooligan, perché voglio buttare via tutto il marcio che c'è nel Parlamento, voglio distruggere la gente che è adesso al potere. E soprattutto vogliamo questa gente che ha approfittato della guerra, che ha fatto i soldi con la guerra, li vogliamo fuori dal governo, fuori dalla Bosnia, vogliamo gente nuova, nuovi volti al potere che prendano delle decisioni. Ieri abbiamo filmato alcuni degli operai delle fabbriche che sono state chiuse, no? E le fabbriche abbandonate. Oggi chi soffre di più? Questa generazione, che era la generazione della guerra, o loro, che sono una generazione senza futuro? Io ci sono snimili radnika, jednog radnika što radi u tvornici, che hanno plastra dole. Šta ti misliš, komu je gore, studentima danas, vama mladima ili njima? Pa, imamo 530.000 na papiru nezaposlenih. Gore je onim ljudima koji su... Tuzla je bila industrijski i rudarski grad. Nije to jedna fabrika, nisu to ove 4 fabrike. Mi smo imali jedine fabrike u Evropi, mi smo imali so. Mi smo imali puno toga. Znači, ne radi se o jednoj fabrici, radi se o hiljadama i hiljadama bespravnih radnika, stotinama. Radi se o Koksari, radi se o Tusku, radi se o Germari, radi se o Sodoso, radi se o Haku 1-2, radi se, moram reći, radi se ono što je bilo naša budućnost. Ono što se mora uraditi, hiperprodukcija kadra kojih su prizvali, preispitaju. Jedno pitanje, šta je ekonomija, šta je pravo? Mislim, njihovi stručnjaci ne vide ništa. To je kupna diploma. Ci sono, su carta, la statistica parla di 530.000 disoccupati, e non si tratta solo di queste 4 fabbriche che sono qua, ma si tratta di tutta l'economia bosniaca. Non è l'unico problema, Tuzla, che era il più grande centro industriale della Jugoslavia e della Bosnia Erzegovina. Qui si parla di ristrutturare l'intero sistema, quello legale, quello economico, quello costituzionale. Lokalna samouprava, lokalna, znači da narod, mi želimo da odsad i u budućem nadalje vlast bude u rukama naroda, a ne da narod bude kao do sad taocovi vlasti. I moram reći, jedini krivac za ovo je ova vlast, jedini, iako su spremni
Ecco, isaggio per la sua. Noi vogliamo ritornare il potere al popolo, non che sia solo il potere a decidere per se stesso e per noi, ma vogliamo che il popolo sia a controllare il potere politico di questa nazione. Quello che è successo qua, che hanno bruciato questo edificio, è colpa loro, è colpa dei politici, è colpa di chi sta al potere. I giovani che erano con lui in prima linea, no? Erano di tutte le tre etnie. Mladi što su bili s tobom ovdje, na prvoj liniji, su bili sveh etnija. Bili su sveh nacija, i Hrvati, i Srbi, i Bosanci. Mi nikad nismo imali tu podjelu. Mi nikad nismo prihvatili konstitutivnost. Da pitam svijet Evropu, gdje postoji konstitutivnost? Gdje neko može podijeliti jedan narod na tri dijela, a da ne postoji četvrti? Mi ne dijelimo ljude po nacionalnoj, vjerskoj, boji kože. Mi dijelimo ljude na kriminalce i dobre ljude. Noi non facciamo distinzione etnica, di nazionalità, di cultura o espressione religiosa. Noi dividiamo fra criminali e persone per bene. Certo. Okay. Chiedi il suo nome. Siamo gli attuali. Almir Arnaud Beli, predsjednik Udruženja Mladi Velika Djeca, čovjek koji je pozvao narod, slobodaše i navijače Fukare. Elvir? Almir. Almir, predsjednik, presidente del movimento per distruggere il governo e dei huligan calcistici. Lavora lui o studia? Radiš negdje ili si još studio? Ne, ja sam dugo nezaposlen. Ja sam bio associated press pisac 13 godina. Ja sam bio fotograf Reutera 2 godine. Ja sam radio za European Press Agency 1 godinu. Ja sam volontier Bosne i Hercegovine od 92. do danas. E praticamente ho lavorato come giornalista, facevo il fotografo per la Reuters, per AP Press, e ho lavorato come per questioni umanitarie, ho lavorato dal 92 con varie organizzazioni NGO. 92 do 95 smo brali našu državu. Od 95 smo dobili nešto nametnuto, a mir. Međutim, nije to naša država. Naša država treba referendum, plenum je referendum. I plenum će ovo biti čitav u Bosnu i mi ćemo reći šta hoćemo. Prvi put narod će reći. Nekako više stranački ti izbori tu su bili spremni od njih. Međutim, ljudi koji su nas vodili u ratu, poslije rata su pravili državu i dalje žele da ostanu tu. Nel 92 e nel 95 combattavamo per la nostra nazione. Per difendere la destra. Per difendere la nostra nazione. E dal 95 in poi praticamente stiamo combattendo per avere una nazione, perché nel 95 ci hanno dato questa nazione e abbiamo avuto la pace, ma non una vera e propria identità. Znači, Duce, preživio i u Italiji vodi Italiju, je li to u redu? In Italia c'è il Duce che ancora sta governando l'Italia. C'era. Ma certo. Bilo prije. No, ne može više. Do fascista put. No, ovo je antifašistička borba, ona nije nikad stala. Ok, bilo finito. A možete doći, znaš, mi smo imali šta? Mi smo samo bili ovdje. Aspeta. Da vam objasnim. Papiri, tužbe su u sudovima. Oni su pokušali zapaliti to. Naše dokaze. Tutti il nostro materiale controproponente, tutte le nostre carte sono in tribunale e hanno cercato di bruciarle. To je glavno. Znači, ne vjerujemo više, ima ništa od nas. E non crediamo più niente, nessuno. Može samo još ime. Senti, vuoi fare qualcun altro ancora?